Consumando pesce crudo, si può andare incontro al rischio Anisakis. L'Anisakis è un parassita, ahimè, soprattutto del pesce azzurro, quindi pesce di piccola taglia, che praticamente si trova nell'intestino, nella cavità addominale di molti pesci, quindi sarde, acciughe, sgombri, ma non, questo non significa che non si debba mangiare il pesce azzurro, anzi, però ci sono delle accortezze da utilizzare, quali ad esempio, abbattere il pesce, oppure se si ha un congelatore casalingo lo si può fare a casa, congelarlo, solo che ci vuole più tempo ovviamente per congelarlo a casa, con un abbattitore si fa presto, e quindi poi rigenerarlo, e il pesce se deve essere mangiato crudo si deve fare in questo modo, quindi si deve usare pesce surgelato, abbattuto, poi c'è il congelato a bordo che diciamo è una valida alternativa perché il pesce appena pescato viene surgelato e quindi diciamo, si evita l'anisakis che con il congelamento muore oppure si cuoce normalmente. Però è bene che gli omega 3 insomma, in un pesce crudo diciamo, non subiscono alcuna variazione del contenuto e quindi anche le vitamine sono termolabili per cui il pesce crudo fa molto bene, solo che bisogna utilizzare alcune accortezze per evitare di incorrere in questi problemi.